Sì, i danni sono importanti perché lo si vede con, a vista d'occhio quanto è accaduto, però credo che le donne e gli uomini che hanno operato ieri sera, stanotte, tutta la notte in piena emergenza abbiano gestito nel migliore dei modi questo fatto straordinario. Non ci sono problemi non ci sono stati al momento problemi per le persone e la strada è percorribile. Abbiamo evacuato circa una trentina tra appartamenti e case e tre strutture alberghiere, però abbiamo messo a disposizione strutture dove poter soggiornare. Diciamo la situazione è sotto controllo. Certo, si è trattato di un evento importante. Beh, il clima diciamo sta creando problemi, non posso dire che in Trentino non abbia creato problemi, non posso dire che in Val di Fassa nelle ultime settimane non abbia creato problemi. E è chiaro che questo fa parte, l'evento di ieri fa parte credo anche del fatto che da tanto tempo non pioveva, c'è stata molta siccità e quindi nel momento in cui poi comincia a piovere, piove in questo modo perché i millimetri caduti ieri sono tanti. Però potrebbe tornare a piovere. Pomeriggio, questo dicono le previsioni, però oggi la situazione è sotto controllo in questo momento, quindi l'auspicio è che non sia una pioggia pesante. Thank you.